Scorso avevo promesso che sarei cominciato a combattere in piedi o in sedia. In questo momento in sedia e a me mi hanno fermato la gamba, ma non mi hanno fermato la passione per lo sport. C'è un titolo italiano e sono pronto per vincerlo. Terza edizione a Chieti, 33esima edizione di Fight Clubbing, dopo l'ultimo successo di appena un mese fa a Lecce che ha visto un sold out incredibile, torniamo a Chieti con una macchina al 100% della sua efficienza, tante novità, tra cui finalmente il tanto atteso riconoscimento del titolo italiano di boxe in carrozzina che vedrà di nuovo protagonista Jeffrey Guzman contro Simone Dessì. Ma ancora la tanto attesa finale tra il campione Amancio Paraschiv che combatterà contro Massimo Suarez per l'unificazione del titolo del mondo, e la superstar Enrico Pellegrino e i pugili abruzzesi come non si è mai visto fino ad oggi tutti insieme per allietare il pubblico teatino. Un evento straordinario che abbiamo come amministrazione fortemente voluto e che si incardina all'interno della strada che ci porterà verso Chieti, città europea dello sport per il 2025, il terzo anno del Fight Clubbing nella nostra città. Quest'anno abbiamo voluto dare ulteriore forza a questa iniziativa, siamo riusciti ad intercettare un ulteriore finanziamento di 20.000 euro, abbiamo veramente dato tutto noi stessi insieme ad Andrea Saggio e a questa straordinaria macchina organizzativa. Parliamo del più grande evento sport da combattimento d'Italia, un torneo internazionale, e quest'anno abbiamo voluto anche portarlo su DAZN perché crediamo che possa essere un'opportunità per la città e per il nostro territorio.